Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. Ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, riposando per 3 giorni nel sepolcro, hai santificato le tombe di tutti coloro che credono in te, così da renderle per noi segno di speranza nella resurrezione. Concedi ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che hai chiamato a te da questa vita, in questi giorni dell'epidemia, di riposare in pace fino al giorno in cui tu, che sei la resurrezione e la vita, li farai risorgere e li colmerai di splendore, perché alla luce del tuo volto possano contemplare in cielo la luce eterna, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Le loro anime e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. A te, giovane ponziano, testimone fedele di Cristo, patrono della città e della diocesi, la nostra lode ammirata e la nostra preghiera. Guarda questo popolo che si affida alla tua protezione. Insegnaci a seguire Gesù, via, verità e vita. Intercedi la pace e la prosperità per le nostre famiglie. Aiutaci a seguire la via del Vangelo. Preservaci dal male dell'anima e del corpo. Difendici dalle catastrofi naturali. Ottieni per tutti la grazia e la benedizione di Dio.